Andrea, oggi puntata unica e straordinaria perché finalmente siamo al mare, precisamente in Liguria. Sì, Riviera di Levante, ci siamo acculturati un attimino, Golfo Paradiso e il Golfo del Tiguglio, quindi insomma è uno spettacolo di piano. Un posto straordinario, vedremo degli immobili, appartamenti, ville naturalmente, con o senza piscina, con o meno visto mare, insomma, con particolarità del luogo e della zona. Sì, assolutamente. Diciamo che potremmo pensare di fare quest'ultima puntata della stagione, potremmo chiamarla, tutto sommato, barca a tutti i costi, visto dove ci troviamo, ma poi soprattutto direi, siamo a due passi da Recco, facciamo tutta la nostra bella registrazione e poi andiamo ad assaggiare la focaccia. Assolutamente. Andrea, ci troviamo a Sori, in un posto spettacolare, proprio due passi dal mare, per vedere un immobile altrettanto unico. Anzi, andrei a conoscere subito l'agente immobiliare che ci mostrerà questo immobile molto suggestivo. Elvira, siamo quindi qui su questo bellissimo terrazzo con Carola Valenza, di Specialisti Immobiliari Remax di Genova, e quindi padrona di casa per... Grazie Andrea, grazie Elvira e benvenuti in questo attico davvero straordinario. Straordinario perché davvero ci regala delle suggestioni uniche. È un attico su un unico piano, dotato di un'indipendenza totale, misura circa 160 metri di superficie, ma diciamo che la particolarità che lo rende davvero unico è questo affaccio, a dir poco straordinario. Infatti l'immobile, che comunque dal punto di vista logistico si trova in una posizione estremamente comoda perché è distante solo pochi minuti dal centro abitato di Recco, dispone di questo affaccio unico nel suo genere. Affaccia sul golfo, come è facile vedere ed intuire, ma questo affaccio lo si percepisce non soltanto all'interno di questa terrazza, che è una terrazza di oltre 125 metri quadri, e dalla terrazza sovrastante, che ne misura altri 160, ma questo affaccio entra anche all'interno del nostro salone, che è un salone doppio. Pertanto lo si può percepire sia dall'esterno sia dall'interno. Andrea, siamo all'interno di questo immobile, in un magnifico salone che affaccia su quello splendido terrazzo che abbiamo visto precedentemente. Ecco che qui gli spazi appunto non mancano. Abbiamo la zona studio, piuttosto che la zona conversazione con un fantastico camino, ma anche una zona pranzo e zona televisione. Ecco, già notavo dei particolari che si tratta di un immobile di prestigio e anche con delle soluzioni uniche, come ad esempio questa magnifica stufa. Sì, gli oggetti sono, diciamo, identificano e personalizzano molto l'ambiente. È chiaro che nella ricchezza dei particolari che danno un tocco assolutamente unico, oltre alla qualità dell'immobile, la posizione che è veramente stupenda, dall'altra parte siamo in uno spazio in cui si capisce i 160 metri quadri dove vanno, no? Nel senso, certo, che abbiamo poi sì
le tre camere, abbiamo i due bagni, certo, quindi vuol dire, abbiamo la cucina vera e propria, però torna al fatto che in uno spazio come questo è un salone che si presta veramente a utilizzi, sia come è stato già ben disposto adesso, con quindi delle zone ben identificate, ma dall'altra parte possiamo anche immaginarlo, visto che si tratta di un immobile commercializzato, quindi in vendita, ecco che chiaramente chi vorrà poi acquistarlo, a parte godere di una vista e una vicinanza al mare veramente unica, dall'altra parte ci sarà la possibilità di gestire gli spazi in maniera adatta poi alle esigenze dei singoli acquirenti. E questo è molto importante, perché anche personalizzare il proprio immobile dà questa soddisfazione al futuro acquirente. Ecco, io ad esempio la cosa che mi ha affascinato tantissimo sono queste magnifiche vetrate su questo meraviglioso terrazzo. Sì, questo è uno di quei casi in cui possiamo dire, per chi ci guarda a casa in televisione, che con delle finestre di questo tipo non serve per la televisione. Ah beh, certo. Carola, è un immobile straordinario, ecco, che cosa possiamo aggiungere? Allora, aggiungerei senz'altro, perché ancora non ne abbiamo parlato, della terrazza, ecco, sovrastante, una terrazza di 160 metri quadrati. Quindi che ricalca... sono due alla fine? Sono due, questa al piano e quella sovrastante, sulla quale tra l'altro abbiamo anche un capanno attrezzi, quindi una costruzione naturalmente autorizzata di circa 20 metri quadri. Sempre utile. Inoltre questo immobile è dotato di un accesso al mare privato, che avviene, fantastico, sì, condominiale, che avviene attraverso una scaletta che è posta a fronte Aurelia e che conduce direttamente sulla spiaggia. Beh, questo veramente è proprio la ciliegina, sì, sulla torta. Oltre all'autonomia e all'indipendenza, non dimentichiamo che una delle particolarità, oltre l'affaccio del quale abbiamo già parlato, è proprio il fatto che questo immobile, questo attico, gode di un'autonomia totale. Quindi non abbiamo condominio, abbiamo l'accesso totale, l'indipendenza totale per quanto riguarda tutte le utenze e i servizi. Meraviglioso. Ecco, e se ci fosse qualcuno interessato, cosa deve fare? Allora, potrà collegarsi al sito www.remax.it e trovare l'immobile sotto Sori, oppure potrà andare sul mio sito personale www.carolavalenza.com. Carola, grazie infinite, ci hai grazie dato l'opportunità, grazie a voi, di vedere qualche cosa di veramente unico. Grazie. Quindi abbiamo lasciato una terrazza importante, faccia sul mare, adesso siamo a poca distanza, siamo a Chiavari
il Golfo di Tiguglio, certo. Un pochino spostato verso Spezia, quindi un pochino più verso est, possiamo dire che comunque il centro cittadino è veramente bello. Molto molto suggestivo, molto grazioso, anche qui un posto fantastico, siamo comunque sempre vicini al mare e abbiamo l'opportunità di incontrare un altro agente immobiliare che ci mostrerà un altro appartamento. Elvira, adesso eccoci con Stefano Nerello, STM Immobiliare. Beh, raccontaci tu, Stefano, esattamente dove ci troviamo e cosa andremo a vedere. Ciao ragazzi, allora siamo precisamente a Chiavari, in pieno centro, a due passi diciamo dalla via principale, che è via Marti della Liberazione. Adesso andremo a vedere un appartamento totalmente ristrutturato in un palazzo storico. Beh, direi, visto l'abbinamento storico e strutturato, direi incamminiamoci e andiamo a vederla. Ok, va bene. Andrea, ci troviamo nell'ingresso di questo appartamento in pieno centro storico. Possiamo già notare innanzitutto la particolarità, non è il solito appartamento, ma quello che intanto si nota è questa ampia stanza, perché potrebbe benissimo essere una camera, ma in realtà è dedicata appunto all'ingresso, quello che dicevamo poco fa. Sono rimasta straordinariamente stupefatta da questo soffitto. Sì, diciamo il soffitto lo noti oggi, appena entri in un ambito come questo, dove anche il quadro, no, ti dà un'idea moderna in quel senso, perché prima ci dice appunto Stefano della ristrutturazione che è stata appena realizzata, ma è importante dire che la ristrutturazione può essere fatta stravolgendo totalmente quello che si ha, certo, o al contrario valorizzando, e in questo caso un edificio storico come quello in cui ci troviamo, ecco che valorizzare i soffitti riprendendo le decorazioni originali, o come possiamo apprezzare anche guardando il pavimento, certo, recuperando i materiali di assoluto pregio che erano già presenti e restaurandoli, sistemando al meglio, ecco che allora riesce a essere sì una ristrutturazione moderna, perché poi vedremo magari anche alcuni ambienti, no, in cui il moderno è preso nell'andamento, però la qualità e lo stile del classico del passato, e quindi questo è veramente bello. Quindi sono curiosa di vedere le altre stanze. Andiamo anche di là. Andrea, un'altra stanza, anche qui importante, con un soffitto meraviglioso, anche qui abbiamo uno straordinario affresco. Io direi comunque una stanza di una principessa, perché sicuramente qui l'abitante di questo ambiente è una bimba. Ecco, in ogni caso, la cosa che mi stupisce è anche questa luce. In genere nelle case antiche, nei centri storici, non c'è sempre molta luce. Invece qui possiamo ammirare per mezzo di due finestre questa luce che illumina quello che è di bello. Sì, assolutamente, risalta assolutamente i pavimenti originali, l'affresco di giustamente della principessa, perché anche i motivi floreali della decorazione danno un tocco ancora più femminile, se vogliamo, all'ambiente. Quindi ovviamente un'illuminazione naturale come questa, un valore aggiunto. Poi qui in effetti, Elvira, abbiamo l'altra camera da letto, quella matrimoniale. Esatto, ampia camera da letto con uno straordinario soffitto, certo, anche qui, un dipinto meraviglioso.
che naturalmente si sposa con la pavimentazione e con la tipologia di questo palazzo. Ecco, è incredibile come in un'unica casa abbiamo visto tre stanze, già tutte le tre stanze hanno degli affreschi. Assolutamente, molto ricco. È molto ricco e questo naturalmente ha un valore aggiunto a un immobile così straordinario. Poi questa è la camera che ha anche il bagno padronale. Esatto, questa è anche molto importante perché sappiamo che la comodità di avere un proprio bagno personale sicuramente dà un maggior aiuto al resto della famiglia. Zona giorno, infatti la proprietà ha deciso di dedicare questo spazio per utilizzarlo per la famiglia, naturalmente per pranzare, infatti qua a fianco abbiamo una comoda cucina, per utilizzare questo spazio molto luminoso per tutta la famiglia, quindi per anche intrattenersi con delle cene piuttosto che nella conversazione, e questo è sicuramente uno spazio in più utilizzato al meglio, dove tutto è stato studiato per recuperare anche quelli che sono gli angoli morti a volte. Sì, sicuramente nella trasformazione, nella ristrutturazione completa in cui è stato oggetto l'abitazione, se da un lato il piano inferiore, quello destinato alla zona notte, è privilegiato sicuramente l'ambito più storico perché i soffitti lo consentivano, essendo a volta e quant'altro, qui non c'erano pavimenti così preziosi da recuperare, quindi si è dato un'immagine molto più fresca, che si sposa molto bene comunque con i colori che abbiamo visto anche sotto. E in questa immagine più fresca ecco che abbiamo allora una zona conversazione, una zona salotto molto molto ricca di colori, e da questa parte, oltre lo spazio ampio, come dicevi tu, giustamente della cucina, circa 15 metri quadri, quindi una cucina veramente importante, abbiamo poi un rifacimento completo anche del bagno, certo. E quindi una zona giorno completa per tutti gli spazi, tutto l'utilizzo che può avere. Stefano Merello ci ha dato l'opportunità di vedere un immobile suggestivo, soprattutto con dei particolari d'epoca. Ecco, vuoi fare un brevissimo riassunto di quello che abbiamo visto? Allora, questo immobile è un immobile completamente ristrutturato nel centro storico di Chiavari, cioè pur mantenendo, diciamo, le caratteristiche di una casa del 1700, l'hanno ristrutturata completamente. È su due livelli, è un 110 metri quadri, insomma è un appartamento che va molto bene per sia come prima casa ma anche come seconda casa eventualmente. Ha una grande cucina, ha degli spazi molto ampi, dei soffitti storici, insomma. Certo. E poi è comodissimo a tutto, ecco. È vero. Ecco, se qualcuno fosse interessato a questo immobile? Mi può tranquillamente contattare in modo che posso portarlo a visionare l'immobile. Diciamo, noi ci occupiamo sia per quanto riguarda il mercato di prima casa, quindi per la clientela locale, o anche come seconda casa, anche perché io, avendo lavorato a Torino, ho delle collaborazioni con colleghi di Torino, insomma. Può favorire appunto l'incontro, ecco. Beh, grazie Stefano, grazie mille. Andrea, che cosa ti è piaciuto di più di questo appartamento? Beh, qui è facile dirlo perché i soffitti possono essere ripresi nel tempo. Quando noi vediamo degli appartamenti storici, abbiamo visto degli interventi, no, in cui il recupero è stato sicuramente curato. Qui avere tre soffitti così importanti, veramente facile immaginarsi di sera uno va a dormire, siamo già informati che il mare è a due passi, quindi già ti vedi il mare, se poi ancora vieni e vedi un soffitto così prezioso, è facile appisolarsi veramente molto sereni. Sono d'accordo.
Elvira, allora, hai finito di bere il melograno, ho visto, ma stai leggendo. Ma certo, accomodati, sto leggendo Cronaca Qui. Tu sai che ogni settimana c'è l'inserto dedicato alla casa ed è fondamentale per gli addetti al settore, ma anche per le persone che vogliono avere informazioni in merito a questo importante ambito. Fammelo leggere, lo guardo anch'io, dai. Elvira, ci siamo spostati dai bagni a Mollo, siamo certo. Arrivati leggermente sopra Recco, quindi una bellissima vista e basta guardarci intorno. Assolutamente, vedremo sicuramente qualcosa di straordinario. Anzi, chiederei a questo punto a Carola Valenza, siamo nuovamente insieme a te, di spiegarci esattamente dove ci troviamo, quindi la location e che cosa andremo a vedere in questo momento. Come diceva Andrea, ci troviamo a Recco, sulla prima collina, in provincia di Genova naturalmente, e oggi visiteremo un immobile assolutamente prestigioso, tanto da appartenere alla The Collection di Remax. Si tratta di un immobile di nuova costruzione, edificato nel 2005, distribuito su due livelli oltre ai locali tecnici, quindi al grande garage di circa 30 metri. La villa misura 165 metri catastali, dispone di grande salone, cucina, quattro camere, due bagni, ma diciamo che l'aspetto più importante che la rende davvero unica nel suo genere è la posizione. La posizione che gli conferisce non soltanto un affaccio, che è davvero un affaccio straordinario sul golfo, ma gli conferisce al tempo stesso una privacy davvero unica e che quindi consente di vivere gli esterni, che sono esterni davvero molto godibili, nei quali è presente anche la piscina, consente appunto di viverla in totale tranquillità. Carola, quindi una villa straordinaria con una magnifica piscina, come possiamo ammirare già di qua, ma anche tantissimo verde, stavi dicendo. Certo. Oltre agli spazi proprio immediatamente circostanti la villa, abbiamo anche circa 3.700 metri di spazi circostanti, che sono attrezzati come? Sono attrezzati con orti e giardini botanici, tutti a tema. Abbiamo addirittura il giardino Zen. Che meraviglia! E un susseguirsi veramente di piante preziosissime, installate direttamente dal proprietario, e fiori. Wow, proprio uno spettacolo nello spettacolo. Io ho una grandissima curiosità, Andrea, di andare a vederlo. Entriamo nel bellissimo salone, possiamo già ammirare l'eleganza di questo spazio luminosissimo che affaccia sul magnifico giardino che abbiamo visto precedentemente, che costeggia tutta questa meravigliosa casa. Guarda Andrea, già entrando in questo luogo già vieni coinvolto e affascinato da quello che è un ambiente elegante, ma allo stesso tempo con del carattere. Assolutamente, hai dato una descrizione, io dovrei stare zitto a questo punto. Ah no, perché è perfetta. No, me ne vado, torno al mare e vado a mettere i piedi a Mollo. Andrea è insostituibile. No, allora, veramente, però hai detto veramente tutto, perché è veramente spiegato benissimo. C'è un ambito molto molto elegante, una pietra naturale che questi toni rosati veramente molto molto agradabili.
che funziona nell'insieme, l'ho spatolato le pareti. È molto bello il cammino ci dicevano essere poi incorniciato da queste ceramiche del Bissola con raffigurato ancora i sette venti, quindi oggettivamente un dettaglio di pregio assoluto, certo. Un'attenzione ai particolari e darvi l'idea insomma, di una casa elegante, direi riservata, vedendo anche l'aspetto certo. esterno, no? Di non avere altre abitazioni che affacciano sulla stessa, quindi veramente solo da gustare. Anche da questi mobili che riprendono i toni nel loro stile più classico, ma riprendono i toni anche della pietra di pavimento, delle decorazioni, quindi è un'attenzione molto, molto curata. Poi da questo ambiente passiamo invece proprio qua a fianco alla cucina. Sì, una cucina molto molto gradevole, accogliente, tra l'altro fatta su misura anche perché è proprio una cucina in muratura. Ecco, vedo intanto delle piastrelle straordinarie dipinte a mano. Sono piastrelle? Sono piastrelle di vetri, certo. Tradizione assolutamente di rilievo, sempre della qualità artigianale italiana, il Made in Italy e quant'altro. Questo sicuramente conferisce a una cucina con le ante in rovere, quindi tutto sommato tendenzialmente verso il rustico, comunque classica sicuramente, ecco che gli va a dare un tocco veramente molto, molto pesante. Molto molto bella e anche un lavandino. Vedi che subito ti cade l'occhio sulla cosa. Ma le cose belle si vedono subito. Sì, dal marmo nero che è stato utilizzato per il resto della cucina abbiamo poi il lavandino che è un monoblocco veramente considerevole, no? Nel senso che con le forme più arrotondate è un blocco che dà di nuovo un elemento di prestigio in una cucina che è curata in tanti tanti dettagli. Questa bellissima scala in marmo andiamo al piano superiore dove vi è la zona notte. Sì, la scala è già intanto i pavimenti sempre abbinati al resto, quindi veramente come immaginabile a questo punto. Quello che non era immaginabile è un affresco così particolare con questo stile grottesco, no? Possiamo definire bellissimo che... Infatti Carola ci aveva detto che questo affresco è stato dipinto da un bravissimo artista romano. Guarda, io Andrea ti direi che potrei anche stare qui nell'ingresso, metterei il mio lettino proprio per godermi questo spettacolo. Cioè, in effetti è un disimpegno che, diciamo, con una poltroncina magari, perché la poltroncina uno salva da un po' di più, insomma, in effetti è un ambiente già di per sé veramente, come possiamo immaginare e ricordare tanti ingressi di rappresentanza, no? Per certo. cui insomma, è qui, allora, quando si arriva a questo piano non si può rimanere non colpiti dalla bellezza. Beh, è già un bel biglietto da visita. Poi delle quattro camere che abbiamo al piano, tutte con affaccio su terrazzo, e questo è veramente considerevole, quindi un terrazzo sulla collina piuttosto che ancora sul mare, quindi oggettivamente bello. Però sempre notare la bellezza dei pavimenti certo. In legno, con queste cornici, no? Che definiscono bellissimo. Ancora meglio esatto. il contrasto del decore, quindi uno stile ben definito e un abbinamento di colori ragguardevole. Si potrà personalizzare come si vuole questa abitazione, ma già vederla così si capisce quanto è bella. Andrea, uno straordinario terrazzo, uno spazio esterno godibilissimo sia per chi abita in questo immobile, sia per amici o conoscenti o piuttosto visitatori che vengono a trovare la famiglia. Ecco, vedo anche dei bellissimi fregi in questa casa. Sì, sono sia gli elementi, no, decorativi, come possiamo vedere dietro le nostre spalle, l'elemento soffitto. Diciamo che è sicuramente decorata l'abitazione per dare un lutto a una costruzione comunque moderna, quindi già con dei crismi importanti a livello tecnologico, ma dall'altra parte una cura di attenzione al particolare che sicuramente
veramente rende onore sia a chi l'ha pensato e l'ha realizzato e poi chiaramente a chi ha il gusto per viverla tutti i giorni. Meravigliosa stanza, salotto o studio a secondo delle proprie esigenze o gusti. Questa è una stanza che si sposa bene a queste soluzioni, certo. Tra l'altro con una vista spettacolare. Sì, qui è, all'interno ovviamente passiamo sempre lo stile che è un filo conduttore in tutti gli ambienti, abbiamo sempre una ricerca dell'eleganza e di uno stile classico ma visto anche con dei colori un po' più moderni, anche più impattanti, possiamo dire, in quel senso. Poi non da meno, lo dicevamo, tutte le stanze hanno l'affaccio sui terrazzi, certo. E beh, in questo caso qui siamo doppiamente provati, possiamo già anche una stanza degli ospiti, no? Questa qui diventa ancora più gradevole l'idea che si possa essere ospiti nel momento in cui possiamo, certo, apprezzare anche l'affaccio chiaramente sul panorama, sul golfo. E non da meno comunque la faccio sulla piscina, che è l'unico modo per vedere la piscina, è o esserci dentro o essere su questo balconcino, perché poi nessun'altra casa potrà mai avere questa faccia, quindi oggettivamente è una fortuna per tutti. Dietro questa porta scorrevole abbiamo il bagno della zona notte, molto ampio, molto luminoso, perché abbiamo un velux naturalmente superiore, ma anche molto gradevole, quindi con questi colori che riprendono un po' la pietra, riprendono il grigio, il marrone, insomma si sposa molto bene con il resto della casa. No importa il peligro, io te quiero ver. No mi importa quien me juzgue, contigo estaré. No mi importa el que diga que por ti ando loco. Te robaré esta noche. Te besaré esta noche, te robaré esta noche, te robaré esta noche, te robaré esta noche, te besaré esta noche, serás mi esta noche. Valenza, ci hai dato l'opportunità di vedere una straordinaria costruzione, ecco, puoi dare delle informazioni per coloro che fossero magari interessati a un eventuale acquisto? Certo, per tutti coloro che volessero avere maggiori informazioni su questo immobile, che appartiene, come dicevo, alla The Collection di Remax, potranno trovarlo o sul sito Remax, www.remax.it, oppure sul mio sito personale www.carolavalenza.com, dove potrete trovare, oltre a questa proposta immobiliare, altre proposte immobiliari molto interessanti, e potrete cogliere quella che è la nostra vision aziendale, ovvero la motivazione che ci spinge a svolgere questa professione, che è quella di aiutare le persone nei loro progetti legati all'acquisto o alla vendita immobiliare.